quale opera diamo? Buongiorno. Non è ancora decisa, lo decideremo insieme e naturalmente è una questione da chiarire col proprietario secondo dei suoi gusti. Mi farebbe piacere chiarire sul fatto che i galleristi in questo caso erano molto d'accordo perché la collaborazione con Delisa nasce dal punto di vista professionale e in qualche modo questa occasione, data la situazione e data anche la bellezza della casa, è stata un'ottima occasione per lavorare. In qualche modo, prima di tutto dovrei ringraziare Alessandro Brighetti, artista collega che ha curato la mostra in una maniera fantastica, date le tempistiche brevi, e in qualche modo è riuscito a riassumere una serie di lavori che partono dal 2009-2008 a tutta la produzione dell'anno scorso, che appunto non era ancora stata esposta, e quindi, data l'occasionalità della situazione, la collaborazione con Artu Design, Nicola Rigutti e Alessandro Bettocchi è stata produttiva Cioè, ha funzionato e tutto molto bene, piacevole. ha funzionato tutto molto bene. Per ora sembra di sì, nel senso, naturalmente bisogna vedere i risultati, abbiamo deciso di tenere appunto la mostra in piedi qualche giorno in più per poter dare possibilità naturalmente a chi di dovere per vedere la mostra e a qualcun altro per riflettere meglio sulle vendite. E infatti poi questo tipo di situazioni di sicuro, dato il mercato un po' a rilento di Bologna, data la mia situazione personale, è stata un'occasione per appunto avvicinare nuove persone, nuovi conoscitori al mio lavoro. Se vuoi vedere No, la volevo chiedere due mostra, cose, potrei volevo chiedere farti due cose. vedere. Giulio Cassanelli quindi ha optato per questa scelta di esporre in un luogo anomalo per certi versi, perché non è Esatto. una galleria ufficiale. Esperienza positiva, Per ora fantastica. per ora fantastica. E ti volevo chiedere, al di là del lavoro d'allestimento di cui ci hai parlato, eccetera, così, che sensazione hai avuto tu nell'allestire uno spazio in una casa privata? Ma anche con una sua storia. L'aspetto storico l'ho affrontato in una maniera molto diretta. Sono andato a parlare con persone che hanno scritto con Francesca Linovi dei libri. C'era passata in mente l'idea di fare un omaggio diretto, ma è sembrato sconveniente per i rapporti personali di persone che ancora magari potrebbero soffrire di questi riferimenti, di questi accenni. Quindi fino ad oggi abbiamo preferito non parlarne. E anzi, non far finta di niente è proprio sbagliato. Abbiamo preferito non parlarne per cercare di evitare di sollevare una pubblicità magari strumentalizzabile in entrambi e in molteplici sensi. Ed è una cosa che a me ha colpito, quindi ho optato, nonostante poi il carattere d'artista mi faccia affrontare ogni sfida con un certo tipo di apertura, ho preferito evitare ogni riferimento anche all'interno della mostra. Quindi in un qualche modo lo spazio è stato trattato come se fosse vergine, per come poi Delisa Merli l'ha reso nuovo e Assolutamente, fantasticamente bianco, che per un artista assolutamente. penso sia una delle Cose migliori. basi di partenza, Basi di sì. partenza. L'altra cosa che volevo chiederti è, eccezionalmente in questo caso la mostra rimarrà aperta qualche giorno in più rispetto a quelli Sì, previsti dal per fortuna progetto. naturalmente la Esatto. fatica. È una soddisfazione poterla guardare, viversela qualche giorno in più e naturalmente farla vedere a tutti quelli che hanno L'altra potuto cosa che volevo chiederti raggiungerci. è, giusto per un'informazione, per chi è incuriosito, no? Nel vedere la mostra, avendo perso magari la vernice, le vernissage, come fa il giorno successivo, in questi giorni qua, a In vedere questi giorni la mostra? stiamo lasciando i nostri recapiti telefonici e quindi faccio un Chiama, uno annuncio, chiama. chiama il numero 339-2288-655 e risponderò e naturalmente sarà un piacere far vedere la mostra. Ecco, risponderà l'artista, in questo caso Giulio Castanelli, e voi vedrete la mostra insieme all'artista, cosa insomma che durante la vernice forse è più complicato, soprattutto quando arrivano 300 È persone. stata caotica, divertente ma Come tutti caotica sanno, la e vernice a un certo ci si vede noi, punto. magari le opere un po' meno, questo è un momento Naturalmente buono. non è il mio ruolo quello di vendere, ma di necessità virtù ed è stato un piacere poi naturalmente far parte di questo evento. Di questo evento. Vedo che tu hai opere, diciamo così, classiche, ma anche video opere, quantomeno. Guarda, la ricerca parte da un lungo periodo di fotografia e questa
ispirato dalle grandi nevicate dell'anno scorso che riguarda la reciprocità, l'istante reciproco tra uomo e donna. Tutta la mostra in realtà è basata sul rapporto di istantaneità e casualità. Certo. Il tuo percorso qual è stato, Giulio? Tu sei di? Io sono di Bologna. Bologna, hai fatto liceo artistico? Liceo scientifico, studiato legge per giurisprudenza per un paio d'anni. Giusto il tempo di capire che forse... Iniziando a lavorare, sì esatto, il tempo di iniziare a lavorare con la macchina fotografica, iniziare a fare esperienze come graphic designer, prima lì a Irma Records, poi in agenzia di comunicazione, poi ho iniziato a lavorare come freelance. Dal punto di vista professionale ho fatto la campagna internazionale per la Beltram, Iota, Miami, Alabama nel 2008 e quest'anno ho seguito il progetto, e nell'ultimo anno ho seguito il progetto parilibera.it. Vi consiglio di andare a vedere e scoprire perché è un portale di buona ampiezza, appena presentato a Roma in Senato il 10 novembre. È un progetto di Marina Caleffi, ideato, curato e sviluppato da lei, con l'aiuto autoriale mio, di Roberto Mussacchio e di Michela Pettoletti. Sul sito troverete tutto, si basa sulla riscrittura di fiabe. In questo caso abbiamo riscritto Hansel e Gretel, diventato un Hansel e Gretel e Momo, per l'inserimento di un personaggio, un bambino nero che aiuta i protagonisti classici ad uscire dalle situazioni terribili in cui si trovano. Tutto questo per iniziare poi a comunicare ai giovani, ai figli della mia generazione, valori nuovi e contemporanei di integrazione, di educazione alla relazione. E niente, in questo caso poi vi rimando al sito perché poi Marina Caleffi è stata ideatrice di tutto questo ed è importante citarla. Ripetici l'indirizzo del sito? www.parilibratutti.it. Invece, per chi vuole vedere, oltre a quelle che abbiamo inquadrato velocemente, anche le altre opere di Giulio Cassanelli che sono nella tre stanze di questo singolare spazio espositivo, e non deve far altro che telefonargli al 339 22 88 655. Fatene buon uso. Grazie Giulio. Prego, un piacere.